took various Indian states and turned them against each other and provided some British officers for the Indian Army. The Romans did not send vast armies out there. It placed kings like, various kings created under the emperor, and those kings were responsible for these spotlights. So empires that are directly governed by the empire, like Nazi Empire, failed. No one has that much power. You have to have a level of cleverness. However, our problem is not yet that. It is actually admitting that we have an empire. So we haven't even gotten to that point where we don't think we can kind of go home and it'll be over. And so we're not even ready for it. Chapter 3. The question on the table for the Russians is, will they retain a buffer zone that's at least neutral? Or will the West penetrate so far into Ukraine that they're 70 miles away from Stalingrad and 300 miles away from Moscow? For Russia, the status of Ukraine is an existential threat. And the Russians cannot let go. For the United States, in the event that Russia holds onto the Ukraine, where will it stop? Therefore, it's not an accident that General Hodges, who's been appointed to be blamed for all of this, is talking about prepositioning troops in Romania, Bulgaria, Poland, and the Baltics. This is the Intermare, from the Black Sea to the Baltic, that Pilsudski dreamt of. This is the solution for the United States. The issue to which we don't have the answer is about Germany. So the real wild card in Europe is that as the United States builds its cordon sanitaire, not in Ukraine, but to the West, and the Russians try to figure out how to leverage the Ukrainians out, we don't know the German position. Germany is in a very peculiar position. Its former Chancellor Gerhard Schroeder is on the board of Gazprom. They have a very complex relationship to the Russians. The Germans themselves don't know what to do. They must export. The Russians can take up the export. On the other hand, if they lose the free trade zone, they need to build something different. For the United States, the primordial fear is Russian capital, Russian technology, German technology and German capital, Russian natural resources, Russian manpower, as the only combination that has for centuries skated out of the United States. So how does this play out? Well, the U.S. has already put its cards on the table. It is the line from the Baltics to the Black Sea. For the Russians, their cards have always been on the table. They must have at least a neutral Ukraine, not a purposeful Ukraine. Belarus is another question. Now, whoever can tell me what the Germans are going to do is going to tell me about the next 20 years of history. But unfortunately, the Germans haven't made up their mind. This is the problem of Germany always. Enormously economically powerful, geopolitically very fragile, and never quite knowing how to reconcile the two. Ever since 1871, this has been the German question. The European question of Europe. Think about the German question, because now it's coming up again. That's the next question. C'è questo film, scusate, ricordavo la scuola di Chicago,
Questo Friedman praticamente sta parlando anche del colpo degli Stati Uniti, ha detto con chiarezza che ci sono delle cose che si fanno ma non si possono dire. Questa volta lui le sta dicendo per conto degli Stati Uniti e fate conto che, immaginerete, fa parte di un'agenzia privata. Sono qui per presentarvi, per chi ancora non avesse avuto modo, ma più o meno credo che tutti li conoscono. Abbiamo qui con noi Dinucci, che io ringrazio molto, e che tra gli altri è promotore del Comitato Una Guerra al Momento, che è un giornalista, un saggista, che è impegnato nel campo della geografia umana, che è fatta di equilibri geostrategici, di dinamiche diplomatiche, di dinamiche politiche, e mi permetto di dire che è anche curatore, perché è una cosa che si sa, però non diciamo le case editrici, cura anche delle parti di libri a questo proposito, che sono dati per i nostri ragazzi. E questa è una cosa importante, perché i libri di testo in questo periodo, diciamo. Abbiamo con noi anche Marinella Correggio, che è una giornalista, ecopacifista, è anche animatrice di piccole azioni dirette che alcuni di noi, stasera sentivo molti di noi, hanno visto girare e vanno in tutto il mondo, perché io ho saputo che sono arrivate in Europa del Nord, come sono arrivate in Sud America, ma lei parlerà anche di queste piccole azioni dirette, come quella davanti a Kerry, per esempio, che è stata straordinaria, che parlava dell'Arabia Saudita. È anche un veicolo di memorie, come in quell'occasione quando a Ginevra portò delle memorie per provare che il governo siriano evidentemente non era responsabile di una serie di cose, ma tutto questo attiene, diciamo, alla cappa di oppressione che anche sulle informazioni si fa, ma ci dirà meglio lei. Gli elementi di verità comunque usciranno anche dal fatto che lei è intervistata, i testimoni diretti, le vittime dei crimini che commette la NATO, e quindi annoverà i nostri relatori, per me particolarmente importanti. Ci siamo fissati alla Camera del Lavoro una cosa come questa, perché secondo noi è un significato ben preciso. Poi dirò meglio Angeli, Gianangeli Ugo, grazie per essere qui, perché è un avvocato già impegnato, diciamo, con Avvocati contro la Guerra, e facente parte, diciamo, di quell'area che qui a Milano si interessa molto, qui a Milano magari non in una città fuori distante, ma sicuramente ha lavorato in quello che si può definire il campo palestinese. E è tra gli altri anche lui il promotore del forum contro la guerra che, diciamo così, si è svolto in quel di Negono presso un monastero dei padri congoliani, molto suggestivo, dove si sono fatte delle iniziative alle quali ha partecipato anche Marinella. I lavori sono previsti.